Di che partito siete? Siete tra coloro che sostengono che i capelli vanno lavati tutti i giorni o invece siete tra coloro che i capelli li lavano una o due volte alla settimana? Ne parliamo con il dottor Fabio Rinaldi, che è qui in studio con me, dermatologo, per capire ogni quanto vanno lavati i capelli. I lavaggi possono danneggiarli o un buon lavaggio costituisce una sorta di fattore di protezione e di benessere per i nostri capelli? Dottor Rinaldi. Buongiorno. Buongiorno. Parto con una provocazione. Sì. Ma se una persona fa la doccia tutti i giorni, perde i peli del corpo, ci piacerebbe per alcuni che non si depilerebbero. Assolutamente no. I capelli sono come i peli del corpo. Sì. Poi è vero, sono più lunghi, per cui uno shampoo un po' aggressivo può rovinare il fusto, ma mai farli cadere o peggiorare. Io sono del partito del lavarli il più frequentemente possibile, a seconda poi di dove si vive, dell'inquinamento, della situazione propria, perché questo permette di tenere il cuoio capelluto pulito, sì, quindi ridurre l'infiammazione e far star meglio i capelli. Bisogna scegliere lo shampoo giusto, difficilissimo. Però se prendiamo uno shampoo, già i nomi ci aiutano, uno shampoo teoricamente, se l'azienda è buona, ci sono shampoo veramente di ottima qualità. Dal supermercato alla farmacia, non sì, è il luogo in no, cui compriamo il prodotto no, che ne determina la qualità, questo lo ricordiamo. Assolutamente, io credo che ci siano shampoo di grande distribuzione, di grandi marche che sono assolutamente perfetti, quindi niente di che. Se uno shampoo viene definito per lavaggi frequenti, a volte viene definito anticaduta, che non sì, può fare contro la caduta, ma è particolarmente delicato, contiene dei tensioattivi, ci sono dei tensioattivi moderni, illeggibili sulla formula, sì, ma a volte non sono neanche scritti, che fanno, sono schiumogeni molto velocemente, cioè creano subito una schiuma, indispensabile per pulire, ma che praticamente subito si esaurisce e quindi viene sciacquata via, e si porta via con delle micelle, si chiama, cioè sì, le raggruppano, se le portano via, tutto lo sporco. Sì, è come uno scopino. È come uno scopino. Ce ne sono altri che contengono delle sostanze, il concetto della zeolite, che sì, addirittura sono proprio dei netturbini veri e propri che prendono e si portano via, quindi tengono ancora più puliti. Quando si fa un lavoro di questo genere frequentemente, e ripeto, vivendo in una città inquinata, inevitabilmente bisogna farlo, non solo i capelli non dovrebbero soffrire, soprattutto se lo shampoo è indicato. Spesso si può vedere che un ottimo shampoo a una persona non va bene, dà fastidio, ma succede cambia, anche per succede le creme, per tutto, come per gli alimenti. Però io credo che sia indispensabile lavarli il più frequentemente possibile. Se non tutti i giorni, magari perché ci sono donne che devono pettinarsi, fare una messa in piedi, quindi è impossibile, almeno 3-4 volte alla settimana, non di meno. Shampoo sempre diluito? Shampoo sempre diluito, in realtà esisterebbe una specie di algoritmo, un po' di shampoo nel concavo della mano, un po' di acqua per riempire un po', mescolare e mettere bene sulla pelle, perché è la pelle da pulire, sì, in realtà se il fondo, se il fusto del capello rimanesse sporco sarebbe un problema minore, la pelle bene e poi tutto il resto a sciacquare. Così, teoricamente, è il dosaggio più utile che esiste. Oggi abbiamo imparato quindi il dosaggio giusto di shampoo per lavare le nostre chiome. Alla prossima. Grazie, dottore. Grazie.